Benvenuti nell'imperialismo su Minecraft. Oggi 12 mob si sfideranno in una guerra. Andrò a girare una ruota che sceglierà quale sarà il mob che andrà ad attaccare e in che direzione. Poi 10 mob si sfideranno all'interno di un'arena e il vincitore si prenderà tutti i territori degli altri. E come bonus della vincita potrà ottenere da una a tre truppe in più. Andiamo subito a girare la prima ruota e vediamo quale sarà il primo mob. Gli scheletri dovranno attaccare e questa freccia indicherà la direzione nella quale gli scheletri attaccheranno. Gli scheletri combatteranno contro i Drowned. Sono pronti per sfidarsi. Togliamo il muro e che la sfida abbia inizio. Attenzione, stanno già combattendo. Però i Drowned non sembrano attaccare. Gli scheletri sono in vantaggio al momento. Però c'è un drone col tridente. Attenzione, è morto. I Drowned non sembrano interessati alla battaglia. I Drowned stanno soccombendo sotto le frecce degli scheletri. È rimasto un solo drone, attenzione! Ed è morto anche lui. Sono rimasti in vita 9 scheletri, ne è morto solamente uno. Rimuoviamo tutti i drone che ci sono. E il territorio dei drone diventa parte di quello dei scheletri. Gli scheletri ora sono in 9, ma andremo a vedere quante truppe in più otterranno. Una sola truppa in più. Vediamo adesso quale sarà il prossimo mob che attaccherà. I ragni dovranno attaccare nella direzione degli scheletri. Sono pronti a combattersi. Togliamo il muro e la battaglia è iniziata. Una battaglia molto più avvincente di prima. Vedremo chi la scamperà. Almeno i scheletri sembrano essere in un grandissimo vantaggio. Però i ragni stanno facendo valere, uccidendo molti scheletri. Sono rimasti solamente 3 ragni. Attenzione! L'ultimo ragno in vita! E anche l'ultimo ragno è morto. Però stavolta sono rimasti solamente 6 scheletri. E anche il territorio dei ragni entra a far parte di quello degli scheletri. Vediamo quante truppe otterranno gli scheletri in più. Da 6 diventano 8. Al momento gli scheletri hanno dominato questa battaglia. I prossimi saranno i piglin zombie. E non serve neanche girare la freccia perché gli unici avversari possibili sono ancora gli scheletri. Dopo 2 feroci battaglie. Gli scheletri sono rimasti solamente in 8. Riusciranno comunque a scamparla contro i piglin? Attenzione, i piglin hanno addirittura 2 baby zombie, uno su un pollo. Sembrano molto più agguerriti. Gli scheletri, dopo il loro immenso potere, dopo aver dominato i 2 scontri precedenti, stanno soccombendo sotto gli attacchi dei pigmen. Rimane un solo scheletro e un pollo. Vabbè, il pollo non conta. Hanno vinto. Gli zombie piglin. Gli zombie piglin rubano tutto il territorio degli scheletri. E al momento sono in 8. Vedremo quante truppe otterranno in più. Ben 3 truppe. Al momento gli zombie piglin hanno il dominio assoluto con ben 11 truppe. E adesso tocca agli zombie, che attaccheranno nella direzione degli Enderman. Siamo pronti al combattimento, ragazzi. Uno zombie ha addirittura una spada in ferro, ma gli Enderman sono fortissimi. Attaccano senza sosta e hanno letteralmente demolito gli zombie in 2 secondi senza lasciargli nessuno scampo. E rimangono tutti e 10 gli Enderman. Non era mai successa una cosa del genere. Il terreno degli zombie diventa terreno degli Enderman. E vediamo quante truppe in più otterranno gli Enderman. Ben 3 truppe. Gli Enderman diventano 13 e sembrano inarrestabili. È il momento del prossimo mob che attaccherà. Ancora i piglin zombie. I piglin sono indemoniati. Vedremo cosa succederà. Abbiamo piglin contro cani. Abbiamo 11 piglin che combatteranno contro 10 cani. Però, come sospettavamo, i cani non hanno avuto molta chance contro i piglin. I cani sono stati letteralmente distrutti. E non è morto neanche un piglin. E dopo questo combattimento, il territorio dei piglin diventa ancora più immenso. E ora andiamo a vedere quante truppe in più otterranno i piglin. 2 truppe in più. Arrivano allo stesso livello degli Enderman. Abbiamo ancora 5 mob che non hanno ancora combattuto contro nessuno. Difatti, uno di questi sono i Creeper, che attaccheranno nella direzione dei Pillager. Siamo pronti subito a questo combattimento. I creeper probabilmente si faranno esplodere. Attenzione!
Un creeper si è sacrificato per fare tantissimo danno ai pillager. Però uno ha ucciso anche i suoi compagni. Cosa succederà adesso? I creeper stanno sacrificando. È rimasto solamente uno. Morirà anche lui sacrificandosi. Ne ha ucciso uno solo. Hanno vinto i pillager. Sono rimasti in 6. I pillager si prendono il terreno dei creeper. E vediamo anche quante truppe otterranno. Una sola truppa. I pillager diventano 7. La metà dei mob è già stata eliminata. Adesso gli snow golem dovranno attaccare nella direzione dei blaze. Attenzione, siamo pronti per questo scontro epico tra snow golem contro blaze. Gli snow golem attaccano subito, ma i blaze sparano talmente tante palle di fuoco che gli snow golem non possono fare nulla contro di loro. Stanno attaccando a distanza, attenzione! Sono rimasti solamente 4 snow golem. Adesso 3. Però non sembrano intenzionati ad attaccare. Stanno solamente subendo la distruzione dei blaze. Attenzione! Ne manca solo uno che è lì nascosto nell'angolo. Non si vuole far vedere. Sta combattendo! Ma è stato letteralmente annientato. Sono rimasti tutti e 10 i blaze. I blaze si prendono tutto il territorio dei snow golem. Ma non solo, si prendono anche 2 truppe in più, arrivando a 12. Restano solo 5 sfidanti. E Blaze non si fermano qua e decidono di attaccare verso gli Enderman. 12 Blaze sfideranno 13 Enderman super arrabbiati. Attenzione perché i Blaze spiccano il volo. Iniziano ad attaccare gli Enderman che si sparpagliano ovunque. Questa sarebbe stata una finale bellissima. Ma purtroppo ci siamo beccati all'inizio. Attenzione, gli Enderman non riescono a colpire i Blaze in nessun modo. Invece si riescono a colpire adesso. Però gli Enderman continuano a prendere fuoco. Gli Enderman stanno dividendo sempre di più. Stanno sparando nel nulla. Stanno tornando da fuori dall'arena. Continuano ad attaccare imperterriti. Attenzione! Arrivano da ogni dove gli Enderman e continuano ad attaccare i Blaze. Sono rimasti solamente 4 Blaze. Invece gli Enderman continuano ad arrivare da ogni dove. Gli ultimi 2 Blaze, attenzione! E ragazzi, i vincitori di questa battaglia sono gli Enderman, che sono rimasti ben 1, 2, 3, 4 e 5. Gli Enderman hanno vinto su Blaze, ma a che costo? Tantissime vite sono state sprecate. E vediamo quante vite torneranno in gioco per gli Enderman. Una soltanto. Al momento gli orsi polari sono gli unici che non hanno ancora combattuto. E vedremo se arriverà il loro momento. I piglin attaccano nella direzione dei pillager. In questa sfida ovviamente i favoriti sono i piglin. Vediamo se i pillager riusciranno a fare qualcosa. No, direi che sono letteralmente stati devastati dalla forza dei piglin, facendo restare in vita tutti i piglin. Sono rimaste solo 2 grandi potenze al momento, più gli orsi polari che sono ancora lì fermi da prima. Però adesso i piglin dovranno potenziarsi ancora di più, ottenendo ben 3 truppe, arrivando a 16. Abbiamo l'ultimo giro della ruota, perché poi resterà solamente la finale. È il momento degli orsi polari, che attaccheranno nella direzione dei piglin. Riusciranno gli orsi polari a spodestare l'impero dei piglin? Sembra proprio di no, perché i piglin hanno letteralmente demolito tutti gli orsi polari presenti. E sono rimasti ben 13 piglin. E anche il penultimo territorio cade sotto l'impero dei piglin. Però adesso dobbiamo vedere i piglin quanti diventeranno. Da 13 diventano 15 piglin. E ora tocca alla sfida che tutti stavate aspettando. Gli Enderman, usciti da una battaglia rovinosa contro i Blaze, e i piglin, usciti da una serie di vittorie incredibili che li ha rafforzati. Sono 15 piglin contro semplicemente 6 Enderman. Che la sfida finale possa avere inizio. Attenzione, stanno scannando completamente. Gli Enderman hanno ucciso tantissime, attenzione! Gli Enderman si sono fatti valere in battaglia, però i piglin l'hanno scampata. E i piglin si prendono anche l'ultimo territorio rimasto nel campo di battaglia. Esattamente in 10 come sono partiti, hanno sconfitto tutti i mob dell'imperialismo. E ragazzi,
Io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se volete vedere altri video del genere con gli altri mob di Minecraft. Ve lo sareste mai aspettati che avessero vinto proprio loro? Io no. Voi mi raccomando, lasciate like e iscrivetevi. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Grazie per essere stati. Ciao a tutti.